notte, Lucrezia. Mi sei mancata. Vai a farti fottere, puttana! È sempre un piacere. Portala qui, prendo io la chiave. Che classe! Guardie! Guardie! Ah! Ora sta un po' zitta! Puoi camminare? No. Dovremmo uscire dalla porta principale. Aspetta qui. Come se avessi scelta. Ezio, che stai facendo? Perché mi aiuti, Ezio? Forlì è perduta, non posso esserti utile. Hai una famiglia. Non è la tua, però. Vieni, Ezio! Di qua! Quella notte, alla villa, ho dovuto rinsaldare la nostra alleanza per proteggere Forlì. Lo capisci, vero, Ezio? È la politica. Naturalmente, lo sapevo. Non devi aggiungere altro. Non ti permettere. Figlio di puttana, non osare farlo mai più. Pare si possa aprire da laggiù. Oh.
Presto, Ezio! Supera il ponte, io ti coprirò! Oh, piano! Seguito! Oh, oh! Vai all'isola Tiberina. Lì troverai Machiavelli. Mi sta aspettando. E tu cosa farai? Qualcuno deve stare qui a distrarre le guardie. Torna tutto intero, o non potrò mai perdonarmelo. Va! Cos'è stato? Presto! Rientrare al castello! Assassino!
Ezio. Dov'è Machiavelli? Non l'ho trovato. Ho portato qui la contessa. Caterina? Ti dispiace dirci dove sei stato? A cercare Ezio. Che mi dite di Cesare e Rodrigo? Cesare se n'è andato prima che potessi avvicinarlo. Quanto a Rodrigo, non c'era proprio. Che strano. Rodrigo di solito è al castello. Davvero molto strano. Che spreco di tempo. Senza offesa. Figuratevi. Ora che Cesare si trova a Urbino, dobbiamo rinforzarci. Pensavo volessimo colpire subito. Impossibile. Cesare comanda un esercito enorme in Romagna. Non ce la fareste mai. Io dico di operare qui, a Roma. Erodere l'influenza dei Borgia e rafforzare la nostra. E ho intenzione di iniziare da subito. Volpe, porta qui Claudia e Bartolomeo. Machiavelli, raggiungimi fuori. Abbiate cura di lei. Guarda, i Borgia privano il popolo di tutto per mantenere il potere. E che cosa intendi fare? Lo recluteremo per la nostra causa. Starai scherzando? Per vincere la guerra, Machiavelli, ci servono combattenti leali. Reclutando nemici dello Stato, riarmeremo coloro che sono stati disarmati dai Borgia. Allora va. Trova le nostre prime reclute. Di 4.000 scudi d'oro al cavaliere più valoroso. Un assassino. La liberazione di Roma è iniziata. Se volete fuggire, fatelo subito. Se invece volete combattere, opponetevi ai Borgia insieme a me. Sono stanco di nascondermi. Voglio unirmi a voi. Allora raggiungete Niccolò Machiavelli all'isola Tiberina e diverrete uno dei nostri. La maschera delle loro menzogne ha finito di nascondere la verità. La liberazione di Roma è iniziata. Ci è mancato poco, grazie. Mi insegnereste a combattere questi vermi come fate voi? Chi è stato? Quel mostro! Malfatto! Dove è andato? Di là! Di là! Oh, Mina! Ti avevo detto di non venire qui! Venite, amici! Ho urina fresca di pecora e... Che morti! Sarà bene che vi diate una calma! Animale! Qui escati in pace. Ah,
fanciullo, perché piangi? Vogliono portare mia madre su una barca e hanno detto che poi toccherà a me. Chi? Un uomo è venuto dal castello e ci ha arrestato. Mi ha fatto paura. Fanno sempre così. Ma tu mi sembri coraggioso. Mi riporterete mia madre? Dove hanno portato tua madre? Per quella strada. Bene, hai dove andare per adesso? Da mio zio. Va lì e non fermarti a parlare ad alcuno. Forse è in ritardo. Venite a provare questo acciaio! Lame di qualità! Il consiglio di Orale ricorda ai pellegrini in visita di fare attenzione alle strutture fognarie sospese! Desidera inoltre scusarsi con la duchessa di Alba! Per l'eroe dobbiamo pregare che i suoi malvagi... Villaggio di Ferentino, che per qualche tempo non potrà più contare sull'afflusso di malati alle sue sorgenti termali. Dobbiamo assicurarci che i rapimenti continuino. Silvestro, anche i bambini. Per garantirci il... Requiescat in pace. Vieni qui.
Chi è là? Ezio! Leonardo! Sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello. Lieto di vederti, amico mio. Vieni qui. Perdonami. I Borgia hanno richiesto i miei servigi. Avrebbero potuto uccidermi se mi fossi rifiutato. Che cosa vogliono? Macchine da guerra. Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre mostruosità. Sono molto ben progettate. Tieni. I nomi dei Templari che seguono la loro costruzione. Cesare vuole rifornire il suo esercito delle mie creazioni. Devi distruggerle. Grazie. Ti prenderò cura dei progetti e delle macchine. Temo di portare notizie anche peggiori. Hanno la mela. Sì, lo so. Avevo dato io la mela a Mario. Mi dispiace, Ezio. Cesare me l'ha data per studiarla e farla funzionare. Poi Rodrigo l'ha presa e ora non so dove sia. Prima o poi la recupererò. Leonardo, ho perso tutte le invenzioni del codice che mi avevi creato. Non sarà difficile ricostruirle. Non dimentico mai un progetto. Però dovrei rimborsarmi le materie prime. Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco. Davvero poco. Se vogliamo farcela, non devono mai vederci insieme. Un indice puntato? Indica dove devi sederti. Quindi siedi. Certo, maestro. Aspetterò qui intorno per un paio d'ore, nel caso cambiassi idea. E io... Dove sei stato? Tutti abbiamo dei segreti. Mi sono preso la libertà di organizzare le comunicazioni con le tue reclute. Utilizzeremo i piccioni viaggiatori. Grazie, Machiavelli. Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno raddoppiato gli attacchi. Claudia. Ezio. Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci? Intendo colpire entrambi. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi, vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve dei soldi. Il senatore Egidio Troche viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Intendo uccidere il generale francese. Con la sua morte, Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Torna da me più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. Dove stai andando? Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. Vorrei che rimanessi. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini.